Da questa sera il TG2 vi condurrà in una visita nelle città italiane che nella storia hanno ricoperto il ruolo di capitale. Un viaggio curato dalla redazione Cronaca che abbiamo scelto di fare in carrozza, come si usava una volta. Ogni sera, accompagnati da un ospite, vi porteremo dentro le bellezze di queste città, le piazze e i monumenti al tempo del lockdown. Cominciamo da Torino, che fu prima capitale del Regno d'Italia dal 1861 al 1865. L'inviata è Marzia De Giuli. Immagina questa Torino negli anni 60, grigia. Il nostro insolito viaggio pareva una magia e allora ci siamo fatti accompagnare dal maestro del trasformismo, Arturo Brachetti. Io sono un prodotto chilometro zero di Torino, perché mio nonno era operaio alla Fiat, mio padre è impiegato alla Fiat. La ami questa città? Sì, la amo molto, una città che non ti fa vedere tutto subito, deve essere scoperta un po' per volta. Trabocca di storia la Torino che il Covid ha reso adesso semideserta. Vedo che questo a Torino è un rumore che mi ricorderò per molto tempo. Però ritorneranno i turisti, perché vengono a visitare la Sindone, il Museo del Cinema, il Museo dell'Automobile. Ma tu ce la sarei mai immaginato che arrivare con la carrozza e i tuoi cavalli qui a Palazzo Reale? Mai, penso che solo mio bisnonno sia arrivato qua con i cavalli. Dentro ci sono delle sale meravigliose, la sala dal ballo, la sala dell'alcova. E poi l'armeria reale. La camminata del re si trova all'interno dell'attuale prefettura? Sì, magari se bussiamo ci fanno entrare. Il re raggiungeva il teatro Regio proprio passando attraverso la prefettura, circa 600 metri di corridoio, ed eccoci qua nell'ufficio di Cavour. Quante storie che ci sono a Torino, è anche la città della magia bianca, sì, della magia nera. Non per niente il primo circolo degli illusionisti fu a Torino, il primo circolo dei mesmerici fu a Torino, Cesare Lombroso. Il nostro viaggio si conclude nel salotto di Torino. Piazza San Carlo. Lo sai che in una di quelle colonne laggiù ci sono delle palle di cannone piantate nei mattoni, che era un simbolo della resistenza contro i francesi, e in questo momento potremmo dire che è un segno di resistenza verso il coronavirus e questo periodo un po' triste.